Anche oggi il Signore ci invita ad entrare nel combattimento che caratterizza la vita del discepolo del Signore, del cristiano. C'è ogni giorno una voce che ci dice di andare via, di scappare dagli eventi, dalla storia concreta e reale che il Signore ci mette davanti, ogni giorno. È forte, subdola, vai via, perché Erode vuole ucciderti, cioè difendi la tua vita. Gesù ha una missione e il demonio in mille modi cerca di tirarlo fuori, di impedirgli di compiere la sua missione fino all'ultimo momento, sulla croce, proprio prima di morire, dice: scendi dalla croce e vedrai che qui tutti crederanno a te. È una tentazione subdola, la tentazione di risolvere le cose per conto nostro, di mettere in ordine certe situazioni che sembrano impedire a noi di vivere da cristiani. Con i figli tante volte accade questo, col marito, con la moglie, con la sorella, nella vita religiosa, nel lavoro, dove, nella parrocchia, in qualunque posto. E invece ci sono questi tre giorni che sono il criterio per discernere, i tre giorni che sono una profezia del mistero pasquale del Signore, che però non sono tre giorni fisici, possono essere vent'anni di matrimonio difficile, non è assolutamente quello che una ragazza, quando era fidanzata, aveva sognato e pensato, o viceversa, un ragazzo. Trovi tuo marito o tua moglie che vanno in depressione, che non ce la fanno, che hanno un carattere orribile, che di fronte a certe situazioni scatta lì qualcosa. E no, non puoi. Vorresti, Vuoi. Allora lì scappa, perché così non puoi vivere, così non puoi compiere la tua missione, così non puoi essere donna, non puoi essere uomo, non puoi essere realizzato. Poi, per noi ancora più subdolo, questo che vale per tutti, perché tutti gli uomini portano dentro l'immagine e la somiglianza di Dio, tutti sono stati creati in Cristo, c'è lì un tratto caratteristico per cui è donando la vita che la si ritrova, e questo vale per tutti, la natura, adesso entriamo nel lungo periodo autunnale e invernale, dove tutto muore, ma per dare la vita, come il seme, tante parabole dicono questo. Ma per noi vale ancora di più, per noi che siamo discepoli del Signore, perché questa tentazione subdola è proprio inerente alla missione. Il demonio ti mette la vita, le situazioni, te le illumina con sofismi, con pensieri, sempre molto vittimistici o sottolineando le tue capacità, i tuoi criteri, sì, ne sarebbero anche giusti, chissà, nessuno mette in dubbio anche la bontà, anche la rettitudine di tante intenzioni che abbiamo, ma gli eventi, la storia dicono un'altra cosa. Tu sei convinto di dover andare da quella parte, sei convinto che si debba decidere in questa forma, per i soldi, per la pastorale, per la gestione, per tante cose, no? Sei convinto, ma anche nella gestione dei rapporti personali, sei convinto, eppure vedi un muro, ti si chiudono proprio tutte le porte, scappa, ma che vale quello, ma per favore lascia perdere, difenditi, questo sta dicendo il demonio al Signore, difenditi, guarda che c'è uno che è una volpe, che è astutissimo, ti vuole uccidere, tu cosa puoi dire? Puoi dire sì, adesso me ne vado, mi trovo un bel cantuccio, un bel nido, e lì mi difendo, oppure faccio per conto mio, guarda, adesso basta, adesso mi avete stufato, quante volte esce dal nostro cuore, anche se magari in una forma più delicata, quello che esce fuori tante volte nei matrimoni, no? dopo vent'anni anche, basta, ho fatto un conto lunghissimo, come adesso, nel tempo di ecologia, vai a fare la spesa di tanti papiri, di questi scontrini, dico ma qui alberi per fare un po' di spesa, perché cose lunghe 15 chilometri, no? La stessa cosa che quando tu poi presenti alla sorella, al marito, ai genitori, ai figli, guarda quello che ho fatto io, mesi che faccio questo, basta, adesso mi riprendo la vita, e non è così, qui c'è una missione da compiere, ma è proprio la missione del nostro Signore Gesù Cristo, che è quella di andare in una tomba, di andare a Gerusalemme e soffrire il rifiuto, che noi non vogliamo, il rifiuto è quanto di più innaturale ci sia, certamente,
Perché è ciò che noi abbiamo vissuto e tante volte viviamo nei confronti del nostro Signore Gesù Cristo. Quando rifiuti un fratello, una sorella, stai rifiutando Cristo. Quando rifiuti gli eventi, in definitiva quando rifiuti la croce, quando rifiuti la porta stretta, stai rifiutando Cristo. Allora, che cosa ha fatto Cristo con te e con me? Ha preso su di sé il peccato. Gesù Cristo ha preso su di sé il nostro peccato. E con questo ci salva. E con questo continua a salvarci. Ogni giorno. La dinamica interiore di chi vive la vita di Cristo è la certezza che per quanto ci accada, come dice San Paolo, di tutto e di più, niente ci separerà dal suo amore. Perché noi siamo stravincitori, 5, 6, 7 a 0, c'è cioè una goleada al demonio impressionante. Se siamo uniti a Cristo e se entriamo lì dove Dio ha preparato per noi il cammino. Dio è causa prima di tutto. Questo che scandalizza è che tante volte anche noi, no? Preti o chi predica, non riesce a dire che di fronte a certi eventi drammatici, anche della natura, sconvolgimenti, che lì Dio sta parlando, che Dio sta agendo. Certamente non è l'autore di un terremoto. Se io dico che non c'entra niente, io prete per esempio, continuo a dire non c'entra niente, allora hanno ragione le persone che dicono, ma dov'era? Così, la natura, e quindi non c'è un Dio onnipotente. Invece sì che c'è un Dio onnipotente, e invece sì che Dio sta parlando a tutti. Ma questo è pieno la scrittura, non solo l'Antico Testamento, San Paolo, il Signore nostro Gesù Cristo stesso ci dice, ma guardi tutto nella natura e non sai interpretare quello che sta succedendo oggi nella tua vita? Allora tu hai 3 giorni, hai questa vita, hai questa giornata, hai questa relazione difficile, hai questo problema, hai questa malattia, hai questa frustrazione, usala, entra lì, perché c'è una missione, sono persone da salvare, c'è questa generazione da portare al cielo. E forse quello che tu stai vivendo oggi, qui, ha una relazione importantissima con qualcosa che sta a 15.000 chilometri, forse. E tu nemmeno sai, ma è Dio che porta avanti come un puzzle meraviglioso la vita di tutti. Allora noi abbiamo una missione grande, di vivere con questo discernimento e saper vedere cosa sta accadendo nella storia nostra e del mondo. E che c'è lì da entrare, sapendo che tu sei amato profondamente e che Dio veramente è una chioccia. Veramente ama infinitamente te, infinitamente me. E noi abbiamo questa grazia, che è l'elezione, che è la nostra primogenitura, in funzione del mondo, di vivere nella Chiesa, di vivere nella comunità cristiana, come piccoli pulcini gestati giorno dopo giorno proprio per questo, per avere dentro lo spirito del nostro Signore Gesù Cristo, per entrare nel rifiuto e prendere il rifiuto. Perché questa generazione, come tutte le generazioni, rifiuta Dio. E come possiamo? Dio dovrebbe dichiarare fallimento allora. Invece non dichiara fallimento perché ci sei tu. Perché c'è la Chiesa che storna come un parafulmine tutto il rifiuto. Lo prende su di sé e non scappa. Non scappa, non diserta. Pur nella debolezza totale, totale, la debolezza, io non posso. Non ce la faccio proprio, guarda. È più grande di me questo rifiuto. Mi sta uccidendo dentro. Sì. Ma con Cristo, lì come sotto queste ali di questa madre piena di misericordia, che è la Chiesa che mi rivela le viscere di misericordia del Padre, sangue offerto da Cristo, l'intimità con Lui, io posso entrare in questa giornata, in questi 3 giorni difficili, i 3 giorni di buio forse, di solitudine, di tristezza, di angustia, dove però si sta dando il seme di vita eterna per tante persone. Questa è la nostra vita. Questo è il nostro cammino tutti i giorni, non ce n'è un altro, non ce ne può essere un altro. Allora dite a quella volpe, cioè dite al demonio, tutti i giorni, di, guarda, io non so quanto tempo mi dà ancora il Signore, ma so che questo tempo lo devo lavorare. Devo lavorare con Lui, devo entrare con Lui nella storia che ha preparato per me. Devo andare a Gerusalemme, devo stendere le mie braccia e offrire la vita. Per quella sorella, per quel marito, per quella moglie, per quella situazione incancrenita che apparentemente, umanamente, sembra senza soluzione e che Dio misteriosamente vuole salvare, vuole redimere attraverso Cristo vivo in me, attraverso il sangue e il corpo di Cristo dentro il mio corpo e il mio sangue, cioè dentro l'offerta totale di me stesso, dei miei criteri, dei miei progetti, dei miei desideri. Questo è il mistero di Pasqua che si rinnova ogni giorno nell'Eucaristia alla quale noi partecipiamo e che trasforma la nostra vita in una Pasqua per questa generazione, un passaggio di Cristo redentivo in mezzo a questa generazione, dovunque il Signore ci porti.